L'ultima challenge che ho portato su questo canale ha riscosso un enorme successo per i miei standard. Più di 30.000 visualizzazioni e quasi 200 mi piace, fidatevi, non li vedo tutti i giorni. Ma se avete apprezzato quella challenge, se avete pensato che fosse un'idea complessa, difficile, se avete pensato che fosse un'impresa, beh, quest'oggi dovrete ricredervi. Su Twitch, infatti, ho recentemente streamato un'intera run su Pokémon Rosso Fuoco, partendo dallo starter alla fine della Lega Pokémon senza utilizzare alcun centro Pokémon. Ma non solo. Sarebbe stato tutto troppo semplice se non avessi aggiunto altre regole. Avrei potuto curarmi in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi NPC preposto a tale funzione, rendendo di fatto vano il tutto. E quindi abbiamo vietato anche quelli. Non avremmo potuto curarci in alcun modo al di là degli strumenti e delle mosse. Non avremmo potuto utilizzare il PC per depositare Pokémon che fossero danneggiati, limitando la sua funzione solo ai Pokémon a full vita. E di conseguenza, al di là di rare eccezioni, non avremmo potuto nemmeno depositare i Pokémon del nostro team. Solo qualora esso infatti fosse stato a full vita, il box o la pensione in alternativa avrebbe perso la sua funzione curatrice e dunque sarebbe stato utilizzabile per parcheggiare determinati Pokémon. Insomma, ci apprestavamo ad un lungo viaggio per i percorsi di Kanto, potendo fare affidamento solo su pozioni, revitalizzanti e tanta strategia. La prima scelta, quella dello starter, sarà nel breve termine decisiva. Prendo Bulbasaur. I motivi sono semplici e sono principalmente due. Intanto Bulbasaur, seppur sottolivellato, nelle prime due palestre mi consente un game relativamente semplice, potendo gestire molto semplicemente sia Brock che Misty con pochi attacchi di tipo erba. Ma soprattutto a livello 7 Bulbasaur apprende Parassiseme, che nella prima parte di gioco, come potrete intuire, sarà vitale. I veri problemi con cui avremmo dovuto confrontarci, infatti, una volta esclusa la possibilità di utilizzare i centri Pokémon, erano da un lato i punti potenza delle mosse, che a inizio gioco, senza eteri o derivati di questi ultimi, avremmo dovuto centellinare. L'altro ostacolo, ovviamente, erano i soldi. Già, perché per permetterci di curarci solo con le pozioni servono soldi e a inizio gioco sono pochi. Parassiseme sarà dunque fondamentale per risparmiare sulle cure, ma vedrete a breve che cosa intendo. Intanto, la prima battaglia con Blue, che non è stata valida per la challenge, in quanto alla fine di quest'ultima, vincitori o perdenti, verremmo in ogni caso curati, si risolve in nostro favore, consentendoci di accumulare esperienza che ci avvicina all'apprendimento di nuove mosse. Da qui in poi inizia il delirio. Giungo al Bosco Smeraldo, non senza difficoltà e non senza subire danni, con appresso un Mankey, uno Spearow e un Rattata. E ognuno di questi Pokémon all'interno di questo frangente di gameplay avrà un ruolo ben specifico. Rattata è inizialmente risultato utile grazie alla sua abilità Fuga Facile, che ci ha permesso, dopo aver notato che Bulbasaur non era abbastanza veloce per concederci tale opportunità, di fuggire da tutti quei Pokémon che preferivamo non catturare, ma verso i quali non eravamo disposti a sprecare punti potenza delle nostre mosse. Spearow ci avrebbe spianato la strada all'interno del Bosco Smeraldo, subentrando tanto a Bulbasaur quanto a Mankey, per permettere a questi ultimi di accumulare punti esperienza senza in alcun modo dover rinunciare ai propri punti potenza. Mankey, infine, avrebbe dovuto ribaltare Brock. Tra brutti colpi, avvelenamenti e sclerate varie, riusciamo ad uscire dal Bosco Smeraldo dalla parte di Plumbeopoli ed è proprio qui che mettiamo sul piatto della bilancia la prima grande giocata di questo Let's Play. Dopo aver allenato Mankey e avergli fatto raggiungere il livello 9, rientriamo nel Bosco Smeraldo, cerchiamo un Kakuna e di fronte a un Pokémon tanto inerme settiamo Parassiseme, attendendo di prosciugare l'intera vita del Pokémon che non avrebbe fatto altro se non rafforzatore per riottenere la nostra. A questo punto, con Mankey a livello 9 e con una discreta dose di PS, affrontiamo Blue sul percorso 21 e dopo due tentativi andati a vuoto e altrettanti reset, il secondo dei quali causato da un pessimo roll del nostro colpo basso e da un crit di Charmander, riusciamo a portarci a casa l'incontro. È però il momento del primo capopalestra, ossia Brock. Paradossalmente il momento più facile fino ad ora. Con frustata di Bulbasaur elimino agilmente Geodude, mentre il nostro Mankey, arrivato appena al livello 11, con due colpi bassi riesce a contenere la straripante forza di Onix. Ciò nonostante, anche Brock mette a segno un critical hit che ci lascia davvero senza parole. Sia all'interno del Bosco Smeraldo che contro Blue, la sfortuna sembra averci seguito come un'ombra. Tra brutti colpi, avvelenamenti e roll dannatamente bassi. E in una challenge di questo tipo, anche solo uno di questi fattori potrebbe risultare fatale. Fortunatamente, grazie al trick di Parassiseme ripetuto più volte fino ad esaurire i punti potenza della mossa, riusciamo a giungere alle porte del Monte Luna in sostanziale salute. Prima di procedere, però, catturiamo un Nidoran maschio e un Geodude, entrambi funzionali nel breve termine. Inoltre, a partire da qui, inizierà la nostra ricerca spasmodica di tutti gli strumenti nascosti all'interno delle caverne, che d'ora innanzi caratterizzerà l'intero Let's Play. Difatti non solo, tra i vari strumenti nascosti di Pokémon Rosso Fuoco,
figurano molti eteri e molti elisir soprattutto, ma anche tanti strumenti che, se rivenduti, danno soldi. Durante il Monte Luna e dopo un breve allenamento utilizzeremo prevalentemente Nidoran maschio, che giungerà nei pressi del percorso 4 a livello 17. È proprio qui che inizia a rivelarsi ai nostri occhi la vera sorpresa di questa challenge, ossia Mankey. Non credevo infatti che questo Pokémon avrebbe dato così tanto alla challenge, tant'è che dopo Cerestopoli ero già pronto a depositarlo. Invece, grazie al suo incredibile parco mosse che permette di imparare mosse di tipo lotta, di tipo roccia, di tipo terra, di tipo normale, tra le quali Mega Pugno e Mega Calcio, che sono state insegnate proprio sul percorso 17, il Pokémon si dimostrerà la vera chiave di volta del nostro team. Forti di questa nuova certezza, torniamo un attimo al Bosco Smeraldo per allenare in sicurezza contro dei Kakuna il nostro Geodude, la cui utilità si sarebbe consumata nelle due lotte successive contro il nostro rivale. Di fronte al suo pericolosissimo Pidgeotto, le cui stab di tipo volante fanno male tanto a Mankey quanto a Bulbasaur, Geodude, nonostante sia a livello 13, riesce a gestire egregiamente la situazione. Su Charmander critiamo con colpo crate di Mankey e non sarà la prima volta, mentre Abra e Rattata andranno giù in scioltezza. In questo momento del gioco, però, il nostro Bulbasaur è a livello 18 e non si è ancora evoluto. Questo perché a livello 20 avrebbe appreso Foglie Lama, ossia due livelli prima di quando l'avrebbe presa Ivysaur. Giunto a livello 20, Bulbasaur si evolve ed è in questo momento che mettiamo a segno la seconda grande giocata nata dalla chat. Ora, noi possediamo un Bulbasaur a livello 20 con Foglie Lama, ma qualora un Ivysaur giungesse a livello 22 senza conoscere Foglie Lama, imparerebbe comunque la mossa, anche qualora l'abbia posseduta già in precedenza. E allora, durante tutto il tragitto per giungere a Miramare, non facciamo altro, per i due livelli che separano Ivysaur dal 20 al 22, che spammare Foglie Lama, per poi, appena prima di salire a livello 22, sostituire la mossa con Attrazione, trovata sullo stesso percorso, il Pokémon risalirà a livello 22, vorrà reimparare Foglie Lama e noi gliela reinsegneremo togliendo Attrazione. In questo modo, di fatto, abbiamo affrontato 10 allenatori senza perdere alcun punto potenza. Inoltre, in questo momento, anche Nidoran maschio non si evolve in Nidorino e a breve capirete il perché. In ogni caso, grazie a un Ivysaur molto più potente del suo predecessore, Misty non è un problema. E anche grazie a un brutto colpo di Foglie Lama passiamo la lotta sostanzialmente illesi. Arrivati a questo punto del gioco, facciamo la terza giocata importante. Il nostro Nidoran maschio, ormai spolpato fino all'osso, viene scambiato con un NPC nei pressi della via sotterranea con un Nidoran femmina. Non serve che ve lo dica, ma ovviamente questo Pokémon, rispetto a Nidoran, è in perfetta salute e ci accompagnerà fino alla fine della serie. Inoltre catturiamo anche un Meow per poter sfruttare la sua abilità raccolta da un lato per ottenere strumenti come le bacche risparmiando sulle cure, ma dall'altro nella speranza di ottenere delle pepite da rivendere. Ma la gioia per tutto ciò sta per cedere il passo alla disperazione, perché ad Aranciopoli commettiamo forse l'unica vera ingenuità di questa run. La situazione è questa: il prossimo capopalestra da affrontare è Litsurge e ovviamente il candidato ideale per sconfiggerlo è Diglett, ottenibile nei pressi di Aranciopoli all'interno della sua omonima grotta. Ci sono però un po' di problemi. Primo tra tutti, Diglett conosce Trappo Arena, che ci costringerebbe, non volendo sprecare troppi punti potenza appresso ad ogni singolo Diglett, a catturare il primo esemplare che sarebbe apparso. D'altro canto, all'interno della caverna, Diglett è ottenibile in un range di livelli che va dal 18 al 21. E dunque, utilizzando un repellente con un Pokémon al primo posto della squadra a livello 20, sarebbe stato possibile ridurre i Diglett trovabili a un livello compreso tra il 20 e il 21, che era sicuramente più appetibile. Il problema di una giocata simile è che c'è un 5% di possibilità che appaia un Dugtrio, che si trova all'interno della grotta ad un livello compreso tra il 29 e 31, che in questo momento del gioco è assolutamente inarrivabile per i nostri Pokémon. Dall'incipit che vi ho dato di questa storia, potrete immaginare che tutto è andato nella maniera peggiore possibile. Entro nella grotta di Diglett con il repellente attivo e Mankey a livello 20 al primo posto della squadra, ma incredibilmente, per 100 passi, la calma è piatta. Non avevo assolutamente pensato ad uno scenario di questo tipo e il risultato è che ci troviamo bloccati all'interno della grotta di Diglett, circondati da Pokémon che ci impediscono di scappare. Dimentico totalmente di avere nella borsa la MT Fossa, che a quel punto sarebbe stata una giocata sensata da fare, e riesco ad uscire nei pressi di Aranciopoli alla grotta di Diglett con due Pokémon KO. Utilizzo un revitalizzante e una caramella rara, che in questo gioco ha la stessa utilità di un revitalizzante, con la differenza di lasciare il Pokémon ad un PS, su Mrs. Nido e Mankey, e ritento la giocata precedente, questa volta portandomi più repellenti. Questa volta il Pokémon appare, ma al nostro cospetto
si palesa un dactrio. La situazione è critica, ma qui avviene quello che credo sia un vero e proprio miracolo. Preso dalla disperazione, lancio una Pokéball e miracolosamente Dugtrio entra. Una Pokéball ci ha letteralmente salvati da quella che era una Caporetto assicurata. Le ferite bruciano ancora e saliamo sulla motonave Anna nella speranza che il sale marino possa lenire il dolore. Ma anche in quest'ultimo luogo la vita non ci sorriderà affatto. Durante l'intera run ci siamo affidato alla wiki per poter conoscere ogni allenatore e trovare delle strategie per sprecare meno mosse possibili. Ma la pagina dedicata alla motonave Anna per la struttura stessa di questo luogo è di difficile comprensione. Ciò nonostante riusciamo, pur sempre soffrendo e sprecando più mosse del previsto, ad arrivare fino a blu. Qui Geodude scaglia la sua ultima sassata verso PG8 e lascia definitivamente il team. Mentre i restanti Pokémon del rivale, pur con qualche incertezza, vanno tutti a terra. Ah, a proposito di terra, Eltysurge non può assolutamente nulla contro Dugtrio e ci apprestiamo a giungere al tunnel roccioso. Non prima di un rapido salto nei percorsi circostanti alla ricerca di esperienza e strumenti nascosti. Il tunnel roccioso, arrivati a questo punto, si rivelerebbe normalissima amministrazione se non fosse per una problematica che non avevo assolutamente calcolato. Ora, nonostante tutto, in questo momento la challenge sta procedendo bene e i nostri Pokémon sono discretamente livellati. Ma in origine, quando ho scritto i game plan, non ero convinto che ciò sarebbe successo, anzi, credevo di giocare molto sottolivellato. Ciò mi ha portato a non calcolare in alcun modo l'eventualità che un Pokémon scambiato potesse andare oltre il livello consentito. E dunque Mrs. Nido, ormai divenuta Nidorina, sale al livello 31 e smette di obbedire. Mi vedo dunque costretto a saltare quanti più allenatori possibili per giungere nei pressi di Azzurropoli e affrontare Erika. Prima però un salto al centro commerciale di Azzurropoli è d'obbligo, perché è proprio qui che si svilupperà una grande giocata, la quarta grande giocata, che è in realtà un preludio alla quinta che risulterà decisiva. Il centro commerciale di Azzurropoli infatti ha in vendita le MT Breccia, Fossa e Forza Segreta, e le scorte di queste nel centro commerciale non si esauriscono. Ma ancora più interessante è il fatto che sono tutte mosse discretamente potenti e facili da imparare, soprattutto per Mankey, che ormai è divenuto un Primate. La strategia è semplice. Quando un nostro Pokémon raggiungerà 0 punti potenza in una determinata mossa, quale potrebbe essere nel nostro caso Breccia, basterà sostituire quest'ultima con un'altra mossa random, come ad esempio Contatore, per poi comprare nuovamente la MT, reinsegnarla al Pokémon e in questo modo di fatto ricaricarne i PP. Un tale magheggio, che è di certo dispendioso da un punto di vista economico, ma siamo arrivati a un punto in cui abbiamo raccattato abbastanza soldi all'interno del gioco per potercelo permettere, ci consente di fatto di avere tanti punti potenza senza dover ricorrere agli Ether. In una lotta nella quale spingiamo Primeape al limite, sconfiggiamo Erika. Dugtrio viene ufficialmente accantonato dalla squadra e Mrs. Nido torna ad obbedirci, evolvendosi tra l'altro in Nidoqueen grazie alla pietra lunare dopo aver affrontato gli allenatori lasciati precedentemente indietro. A questo punto passiamo oltre il rifugio del Team Rocket ad Azzurropoli, utilizzando prevalentemente quelle mosse riciclabili al centro commerciale di Azzurropoli, ossia Forza Segreta, Fossa e Breccia. Qui Ivysaur si evolverà in Venusaur e Giovanni, anche grazie a questa evoluzione, verrà totalmente distrutto. Torniamo a questo punto alla Vandonia e rincontriamo Blu nella torre. Davanti a PG8 utilizziamo, non senza rischio, Primeape e utilizziamo Frana, presa dal Pokémon all'interno del tunnel roccioso. Per il resto, pur con qualche spreco di troppo, anche questa volta Blu deve cederci il passo. Ora, però, ci troviamo forse davanti all'ultimo grande ostacolo da un punto di vista di game plan, la torre Pokémon di Lavandonia. Vi chiederete perché? Ebbene, arrivati a questo punto, il nostro team, oltre ad avere una particolare debolezza al tipo psico che abbiamo tentato poi successivamente di risolvere, ruota anche principalmente attorno a quelle mosse riciclabili al centro commerciale. Breccia, inutile contro gli spettri. Forza Segreta, idem. E infine Fossa, che sarebbe utile se gli spettri in questione non avessero levitazione. Dobbiamo dunque affrontare le medium della torre contando sull'unica mossa utile in questo caso, ossia l'Hydro Pulsar di Nidoqueen. Fortunatamente Mrs. Nido one shot i Pokémon della torre e, pur dovendo saltare alcune medium recuperate più tardi all'interno del gameplay, riusciamo a salvare Mr. Fuji, che ci consegnerà la chiave per ottenere
il quarto Pokémon del nostro team, ossia Snorlax. Alla torre Pokémon avevamo catturato un Gastly proprio per far fronte a questa situazione, insegnandogli la MT provocazione ottenuta nel rifugio Rocket per evitare che Snorlax continuasse a utilizzare riposo, il che avrebbe significato da un lato un dispendio di punti potenza importante per continuare a indebolirlo e dall'altro un probabile spreco eccessivo di Mega Ball, che sono soldi. Dopo 5 minuti di mind game contro la CPU però Snorlax entrerà nella Mega Ball con relativamente pochi sprechi. Arrivati qui però la strada, letteralmente, è in discesa. Otteniamo il moneta muleto e Snorlax, grazie alla sua abilità immunità che lo rende per l'appunto immune al tipo veleno, percorre trionfalmente l'intera pista ciclabile, giungendo in quella che è la meta dei nostri sogni, ossia Fuxiapoli. Qui, letteralmente, risolviamo la challenge. L'eliminamosse, infatti, ci permetterà di riciclare continuamente e senza costi due mosse molto potenti, in questo caso come Forza e Surf, eliminandole quando queste ultime avrebbero raggiunto 0 punti potenza e non avendo problemi nel reinsegnarle. Tutto questo, unito al trick del centro commerciale, ci ha permesso di alzare un po' le mani rispetto al tryharding che stavamo compiendo e iniziare a pensare alla preparazione per la Lega Pokémon. In una battaglia molto estenuante, ma a dirla tutta, anche classica per il personaggio, sconfiggiamo Koga e il suo Mach con minimizzato, aiutati da Snorlax con immunità. E facciamo un salto, senza però affrontare gli allenatori, alle Isole Spumarine, dove catturiamo un Psyduck che entrerà a far parte del team. Il tutto per poter contare su un Golduck che sarà in grado di usufruire di Calmamente che otterremo dopo aver sconfitto Sabrina. Completiamo i percorsi ad est di Kanto senza alcun tipo di problema e sbarriamo il Team Rocket alla Silph SPA cercando al suo interno ogni singolo strumento nascosto. E dunque, dopo aver piegato nuovamente sia il nostro rivale che il capo del Team Rocket Giovanni, ci ritroviamo fuori dalla Silph con una quantità di strumenti che in combo con il moneta muleto ci avrebbero assicurato una quantità di soldi incredibile. Sabrina viene letteralmente annichilita dalla forza di Snorlax, che si dimostra soprattutto in questa generazione un Pokémon davvero illegale, soprattutto grazie alle sue stab. Prima di procedere verso Blaine, otteniamo però il nostro sesto membro del team alla centrale elettrica, dove con una Master Ball, per evitare ulteriori danneggiamenti al nostro team, cattureremo Zapdos. A questo punto tutto diviene letteralmente una cavalcata verso la Lega Pokémon. Ci alleniamo nei pressi dei percorsi attorno all'isola Cannella, sconfiggiamo Blaine, esploriamo prima la villa Pokémon, affrontiamo il Settipelago in due fasi in maniera tale da poter tornare indietro, ricaricare le nostre MN e affrontarlo una seconda volta, recuperando gli allenatori che avevamo saltato. Infine, Giovanni a Smeraldopoli viene totalmente obliterato da Psyduck e anche Blue per l'ennesima volta dovrà farsi da parte. Infine, una via vittoria superata in scioltezza, forti nella nostra coscienza di una grande quantità di eteri e soprattutto di tanti ma tanti soldi, ci spalanca le porte per la Lega Pokémon. Ci prepariamo a dovere. L'utilizzo nell'ultima parte di gioco delle MN non è stato semplicemente un giocare safe, è stato funzionale. Perché ora, giunti alla Lega Pokémon, possiamo giocarcela alla pari, sfruttando tutte quelle mosse che durante l'intera run abbiamo sapientemente risparmiato. Ci presentiamo dunque alla Lega Pokémon con Venusaur, livello 54, strumento avanzi, mosse, crescita, foglie lama, tossina e radicalbero. Nidoqueen, livello 55, strumento carbonella, mosse, lanciafiamme, terremoto, corpo scontro e palla ombra. Zapdos, livello 54, strumento baccastagna, mosse, tuononda, individua, fulmine per forbecco. Golduck, livello 56, strumento acqua magica, mosse, confusione, calmamente, geloraggio, surf. Snorlax, livello 55, strumento avanzi, mosse, ritorno, sbadiglio, rotolamento, panciamburo. Dinanzi al campione, a Snorlax verrà assegnata l'unica baccacedro che possediamo per tentare lo sweep di panciamburo. Infine, Primeape, rimasto fin dall'inizio a sorpresa nel team, livello 54, strumento baccaprugna, mosse, frana, breccia, gran fisico, incrocolpo. Ci riforniamo di cure, settiamo lo stile lotta su fisso e ci apprestiamo ad affrontare Lorelei. Di fronte a più di 250 persone comincia l'atto conclusivo
della nostra avventura. Grazie alle poderose difese di Snorlax e ai suoi avanzi, eliminiamo 3 dei 5 Pokémon della Super 4. Jinx successivamente con Demon Baccio e Attrazione ci darà fastidio, ma uno switch molto azzardato su Zapdos, che riceverà anche un duro colpo, risolverà il match in nostro favore. Con l'uccello leggendario facciamo ingenti danni all'ultimo Pokémon di Lorelei, ossia Lapras. Zapdos cede, ma lascia il posto a Primeape, che completa la sua opera. È il turno di Bruno, che però inaspettatamente qualche preoccupazione ce la causerà. Con un po' di fortuna riesco ad evitare un roccio tomba iniziale che avrebbe potuto crearmi dei problemi nella gestione della velocità, e una serie di altri axe importanti mi permetteranno di giungere quasi illeso da Agatha, con la quale intraprenderò uno dei mind game più grandi della mia carriera in single player di Pokémon. Dalla Torre Lotta alla Vandogna abbiamo imparato una lezione: con gli spettri noi abbiamo dei problemi. Il primo Gengar di Agatha possiede il moveset degli incubi, con Stordi Raggio, Tossina, Pugno d'Ombra e Doppio Team. Entra Snorlax per Nido Queen subito, nel tentativo con Sbadiglio di mettere a dormire il Pokémon avversario. Immunità ci protegge da Tossina, ma prima di addormentarsi Gengar imbrocca un Doppio Team, che ci impedirà di assestargli fin da subito il colpo di grazia, dovendo attendere qualche turno. A questo punto Nidoqueen elimina Hunter e siamo 2-0. Per Agatha entra il secondo Gengar al livello 58. Tento lo switch su Snorlax per tentare lo sweep di rotolamento, ma il secondo fallisce e siamo punto a capo. Rientra Nidoqueen, ma dopo averne missato uno, purtroppo Gengar riesce a imbroccare Ipnosi e Nidoqueen si addormenta. A questo punto, signori e signori, l'unica soluzione è che Snorlax riesca a contraccambiare la addormentamento. Dopo essersi addormentato, dopo aver subito un incubo ed essere arrivato ad un passo dalla morte, Snorlax fa entrare il suo Sbadiglio. A quel punto entra Nidoqueen, che fa danni. Gengar si cura con la Baccacedro, evitando così la ricarica totale di Agatha. E a quel punto, per lui, non c'è più alcuna speranza. Dopo aver missato un'ipnosi, Palla Ombra di Nidoqueen lo manda a casa. Infine, Golbat e Arbok verranno eliminati tranquillamente. È il momento di Lance e dei suoi Pokémon di tipo drago. Gyarados viene totalmente incenerito da Zapdos, che dopo aver subito un Forza Antica, fortunatamente senza boost, eliminerà anche Aerodactyl. Contro Dragonair, complice un pessimo roll di Perforbecco, Zapdos muore. Ma ciò permette a Golduck, finalmente giunto al centro dell'azione, di settare tranquillamente un calmamente e di sweepare i Pokémon di Lance. Ma come sembra sussurrarci Lance, ciò non basta a divenire campione, e noi lo sappiamo benissimo. Già, perché è il turno di Blue. L'ultima battaglia prima della fine. Primo Pokémon di Blue, Pidgeot. È il momento di tentare con Snorlax Panciamburo, ma quasi come se lo sapesse, Pidgeot usa Turbo Sabbia. Va giù, seguito a ruota da Lakazam, ma la Turbo Sabbia settata su Snorlax ci impedisce di completare lo sweep, e dinanzi ad Executor purtroppo deve cedere. Contro quest'ultimo entra Zapdos, Perforbecco picchia, Sonnifero fallisce e siamo 3-1. Si schiude la quarta Pokéball del campione, entra Rhydon. Switch su Golduck da parte nostra, Rhydon usa Roccio Tomba, iniziamo a preoccuparci, il drop della velocità fa male, ma nonostante ciò Golduck è più veloce. Utilizza Surf e Rhydon viene spazzato via. Il quinto Pokémon di Blue è Gyarados, ma lo switch è ovvio. Entra Zapdos, ci basta un fulmine. Entra Charizard, noi pecchiamo di presunzione. Switchiamo su Golduck, che riesce a reggere un fuoco bomba, ma viene inaspettatamente outspeedato da Aeroassalto e deve cedere il posto a Zapdos. Un altro fuoco bomba manda in fin di vita il nostro uccello, che però fa altrettanto a Charizard con fulmine. Blu si cura, noi giochiamo d'astuzia e paralizziamo Charizard nel mentre, in maniera tale da poterlo outspeedare poi. Zapdos va KO, non prima di essere riuscito a mandare di nuovo vita rossa a Charizard. A questo punto entra Nidoqueen per parte nostra, che è pronto a dare il colpo di grazia all'ultimo Pokémon di Blu, che però inaspettatamente tira fuori dal cilindro un'ennesima ricarica totale. Non solo siamo punto a capo, ma abbiamo anche a terra i Pokémon utili per eliminare Charizard. Il rischio si fa palpare, ma in 2 secondi una mossa decide la partita. Noto che Charizard inizia a utilizzare lacerazione e deduco che ha finito fuoco bomba perché ha solo 5 pp. È quasi ironico il fatto che dopo aver avuto tanti problemi con i punti potenza per l'intera run, sia proprio la fine dei punti potenza di una mossa avversaria a decretare la nostra vittoria. In un nanosecondo la mia mente processa che è il momento di switchare in Venusaur e utilizzare Tossina. E nonostante l'ingente danno che subiremo il turno dopo, è solo questione di tempo ormai. Sarà Nidoqueen con la sua stazza ad assistere all'ultimo turno di Charizard, quando quest'ultimo, corroso all'interno dal veleno,
dovrà inchinarsi al nuovo campione di Kanto. Ma non è di certo il fatto di essere divenuti campioni ad aver posto fine alla nostra challenge. È stata piuttosto la sala d'onore e quel lettino medico al suo interno che per la prima volta in tutta la run ha accolto i nostri Pokémon e ha, per forza di cose, sancito la fine della nostra run senza cure. Oh, anche questo video riassunto è finito, sarà durato moltissimo anche in questo caso e devo dirvi che questa è stata probabilmente una delle mie migliori esperienze in single player su Pokémon. Perché la prima parte della sfida, lo può confermare chi mi ha seguito in live su Twitch nelle sue prime battute, è stata davvero complessa. Abbiamo dovuto studiare ogni singolo allenatore per poter risparmiare mosse. Abbiamo dovuto inventarci dei trick per recuperare vita, vi cito solo nuovamente quello di Parassiseme o quello che abbiamo iniziato ad attuare quando abbiamo ottenuto i due avanzi degli Snorlax. Per intenderci, sono andato davanti a dei Magikarp con solo Splash e ho continuato a switchare i Pokémon con avanzi affinché si curassero senza che il nemico potesse fare qualcosa. Insomma, è stata una sfida molto strategica e la nostra diligenza ad inizio gioco ha fatto sì che sul finale la run fosse perfettamente gestibile. Tutto ciò mi ha permesso, oltre che di scoprire Pokémon come Primeape, che prima non avevo mai usato e che si sono rivelate delle scelte vincenti, anche delle funzionalità che non conoscevo del gioco approfondendolo. Penso semplicemente a tutti quegli strumenti trovabili solo utilizzando il detector sopra di essi, oppure ancora più banalmente a ricordamosse di Secondisola, che onestamente prima non avevo mai utilizzato, e per il quale tra l'altro ho dovuto farmare dei mini funghi utilizzando supplica di Snorlax. È stata, tra le altre cose, anche un'avventura che mi ha dato molto seguito su Twitch e per questo io vi ringrazio. In futuro sappiate che vedrete sfide ancora più pazze e verosimilmente più difficili. Come al solito, anzi forse più del solito, riassumere tutto è impossibile. In questa sfida quasi ogni sfida è stata studiata e per fare un riassunto che riesca a trasmettere anche solo in parte ciò che è stata questa sfida, dovrei quantomeno riassumervi le battaglie con i pigliamosche normali dei primi percorsi e sarebbe impossibile in un video su YouTube. Proprio per questo, ancora una volta, se non l'avete ancora fatto, vi invito a passare da Twitch, perché è lì il luogo nel quale queste avventure le potrete vivere integralmente. E soprattutto, credo, questi riassunti, che sono poi il prodotto che mi interessa di più portarvi, li potrete vedere anche sotto una luce diversa. Perché per questioni stilistiche non ho riportato tutto, ma alcune delle cose che ho detto hanno dei risvolti molto ironici, che però solo chi ha seguito il gameplay su Twitch può capire fino in fondo. Detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, per il resto vi invito a passare da Twitch, ma l'ho già detto e non mi ripeto, e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.